Mi puoi parlare del tuo percorso di collaborazione? Il mio percorso di collaborazione, Stefano, cos'è il mio percorso di collaborazione? Ma forse dici laboratorio, Stefano? Intendi il laboratorio che mi sto mettendo in piedi e che spero domani è mercoledì? Sì, domani è mercoledì. Spero domani di chiudere questa storia del laboratorio. Allora, devi sapere che sei in laboratorio, infatti. Allora, devi sapere, sicuramente lo sai. Da una parte in Italia ci sono moltissime persone che aspirano a fare investimenti immobiliari. E quindi che cosa fanno? Seppur con i capitali ridotti, cioè moltissime persone che aspirano a fare investimenti immobiliari, non tutti hanno capacità economica di portare a compimento l'intero investimento, un acquisto di una casa da 100.000 euro, la ristrutturazione e poi la rivendita. Non tutti hanno la possibilità di accedere al credito in una banca. E quindi cosa fanno? La maggior parte di loro comprano, acquistano con tantissima speranza percorsi formativi quali i corsi sugli investimenti immobiliari, i videocorsi sugli investimenti immobiliari, le accademie sugli investimenti immobiliari, con una grandissima, fortissima speranza di andare poi a concludere un'operazione che gli hanno venduto durante la campagna pubblicitaria che li ha fatti sognare quelli che sono gli investimenti immobiliari senza soldi o con pochi soldi. Quindi dicono: ok, ho i soldi ridotti, la quantità di disponibilità economica è ridotta, posso fare investimenti immobiliari senza soldi, posso fare la cessione preliminare, pensando che fare investimenti immobiliari senza soldi all'inizio della propria carriera da investitore immobiliare, senza sapere che è la cosa più difficile che ci possa essere, come iniziare a giocare a calcio nella Juventus in Serie A, ma prima ti devi fare la gavetta. Poi si accorgono che è impossibile, è difficilissimo fare investimenti immobiliari senza soldi alle prime battute della tua carriera, fare investimenti immobiliari con pochi soldi alle prime battute della carriera, allora cosa fanno? Decidono di finanziare con i propri soldi le operazioni di qualcun altro. E quindi smettono di fare gli investitori di immobiliari e diventano investitori di capitali. Quindi danno i propri danari, 20, 10, 50.000 a qualcuno e questo qualcuno fa operazioni immobiliari con i loro soldi a patto che a conclusione dell'investimento torna il capitale prestato, messo a disposizione, con più una piccola percentuale di guadagno, perché comunque tu hai fatto sì che l'investitore immobiliare abbia concluso quell'operazione immobiliare. E quindi si rinuncia a diventare da una parte investitore immobiliare, dall'altra si è soltanto investitore di capitale. Perché chi fa l'investimento non è che ti viene a dire cosa fa, come l'ha cercata, dove l'ha trovata, come la sta gestendo l'operazione, quali sono le iniziative che sta prendendo. L'investitore immobiliare che utilizza capitale di terzi ti dice: dammi i soldi, tu e tanti altri, io ti garantisco che ti do una percentuale di guadagno. Cos'è il laboratorio? Il laboratorio è un'entità che sta in mezzo, cioè il laboratorio sono un gruppo di persone con i capitali ridotti, che possono essere 10.000, 50.000, 20.000, 30.000, non si sa, si mettono insieme, non danno i soldi a nessuno, ma si mettono insieme, ripeto, si mettono insieme, costituiscono una società, un'entità capitalizzata da tutti gli aderenti al laboratorio, dove all'interno del laboratorio ci sono anch'io. E dove io andrò a fare l'investimento immobiliare con i capitali messi, raccolti dall'intero laboratorio, ma con l'unica differenza che tutti i partecipanti al laboratorio saranno parte attiva nell'investimento. Ciascuno farà delle azioni, compierà delle azioni che si decideranno insieme. Tutti dovranno partecipare e capire cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo, che iniziative si stanno prendendo, sin dalla ricerca fino a portare poi a conclusione. Quindi ti ritrovi ad essere un investitore di capitali con altri investitori di capitali nella tua stessa operazione immobiliare, partecipata in percentuale al capitale messo in partenza e dalla quale poi trarrai anche dei guadagni. Quindi è un corso sugli investimenti immobiliari con i tuoi piccoli capitali che invece di pagare il corso ti paga. Questo è quello che sto mettendo in piedi. Ora dov'è il problema che ho risolto quasi? Il problema è che dall'annuncio che ho fatto che nasceva il laboratorio non mi aspettavo 90 circa adesioni, cioè manifestazioni di interesse per partecipare. Quindi non si può fare un laboratorio con 90 persone perché diventerebbe
un qualcosa simile all'investitore immobiliare che raccoglie capitali di 90 persone, chi più chi meno, e fa l'investimento senza poter avere la possibilità di parlare e gestire l'operazione con 90 persone. Diventa un corso e non lo deve essere. Quindi sto cercando di capire come gestire almeno 7-8 laboratori separati, dove io parteciperò insieme a chi aderisce al laboratorio in 7-8 laboratori separati, che non dovranno avere più di 10-15 partecipanti, che io dovrò parlare e relazionarmi con tutti. Ognuno deve essere parte attiva. E quindi questo è il laboratorio.